Io oggi ho visto un incontro di passioni, la passione delle persone di azienda che sono venute qui a raccontare il bello del mestiere di guidare un treno, è un po' un sogno di tutti noi da piccoli, e la grande passione dei ragazzi che si accingono a intraprendere questo corso. Ci è sembrato importante approfondire questo tema proprio per dare ai tantissimi giovani che settimanalmente si rivolgono ad Eris per conoscere l'offerta formativa, per dare a questi ragazzi un'ulteriore opportunità di sviluppo professionale e quindi di impiego. Il nostro percorso dura 4 settimane, full time, dove i ragazzi impareranno tutte le basi del mestiere del macchinista, dalla parte meccanica alla parte elettrotecnica, passando per la sicurezza. Elis cercherà di proporre ai partecipanti, agli allievi, tutta una serie di colloqui con le imprese interessate. Durante il corso vi trasferiranno tante informazioni, acquisirete conoscenze, competenze ferroviarie, ma sono sicuro vi trasferiranno anche e soprattutto l'anima ferroviaria. La mia raccomandazione, il mio augurio è quello che, formandosi per una professionalità specifica, teniate aperta la testa e il cuore, perché sono certo, oggi voi entrate in questo mondo che è fatto così, fra 15 anni questo mondo sarà completamente diverso e lo sta già diventando diverso. La parte tecnica, come diceva Marco, è in continua evoluzione, l'elettronica sta cambiando il mondo dei treni quasi continuamente, quindi è un bellissimo lavoro perché vi tiene giovani, dovete sempre essere informati, vi arriva un nuovo treno, una nuova tecnologia, qualcosa da studiare, quindi si rimane ragazzini per sempre. A me fa piacere che Elis stia investendo in formazione su questa professione che è del presente e sarà anche del futuro, perché il mercato lo sta richiedendo e quindi è un aiuto che si dà anche al sistema mercato delle aziende anche private che fino ad oggi devono sempre formare i macchinisti, invece li può trovare pronti attraverso anche questa iniziativa. Dal nostro punto di vista, quello che ci unisce è sicuramente una passione per il mondo ferroviario e per la tecnologia che sempre più sta entrando in questi settori. Come diceva l'ingegner Corradi, al centro di questo progetto ci sono i giovani e la formazione di essi penso che sia una delle cose più belle che si possono fare e siamo felici quindi di poter dare il nostro contributo. Quindi entrerete in un mondo che anche dal punto di vista del contributo alla sostenibilità, che sicuramente data la vostra giovane età, avete sicuramente una sensibilità particolare su questi temi, ecco, muoversi con i treni è considerata la modalità più sostenibile per muovere persone e merci. Chi fa questo mestiere deve sapere che non è un lavoro come tanti altri, è un lavoro che vuole sicuramente serietà, sicuramente impegno, sicuramente autonomia, perché uno quando guida il treno fondamentalmente è da solo che si deve preoccupare di sapere quello che dice la regola, di far tutto quello che vuol dire sicurezza a bordo treno, ma sicuramente quello che deve continuare a autoformarsi, a essere curioso, a essere entusiasta. Il macchinista tanto tempo fa veniva chiamato maestro e questo fa capire l'importanza che aveva il ruolo del macchinista, la figura del macchinista in ambito ferroviario. Il maestro è colui che deve insegnare, il maestro è colui che conosce bene la materia, che ha responsabilità, cui viene affidata tanta, viene affidato proprio l'interesse totale e la conoscenza totale ferroviaria. Quindi era la persona importante.